I lavoratori dell'Istituto Delfico di Teramo, recentemente sequestrato, hanno scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un documento fatto per denunciare le criticità che vivono in particolare anche gli studenti convittori che, privati dagli spazi adeguati allo studio e della normale vita convittuale, sono temporaneamente alloggiati grazie all'intervento degli enti territoriali in una struttura alberghiera locale, il cui costo è garantito esclusivamente per il primo mese. Inoltre gli alunni del liceo coreutico sono stati privati delle aule danza necessarie per svolgere le attività coreutiche, cosa che sta compromettendo seriamente il loro percorso formativo. Abbiamo deciso di scrivere al Presidente della Repubblica con tutti quanti quelli che lavorano all'interno della struttura del Delfico, quindi sono sia docenti, altro personale del classico, cioè quella che è l'Istituto di Istruzione Superiore Delfico Montauti, e sia con il personale nostro che è quello del convitto, anche a sostegno del lavoro che hanno fatto i nostri dirigenti scolastici. Però abbiamo voluto scrivere perché abbiamo voluto rivendicare il diritto allo studio dei ragazzi e anche il fatto che abbiamo bisogno di una prospettiva a lungo termine anche da offrire a chi volesse iscriversi alle nostre scuole. Quindi c'è bisogno, adesso gli enti locali devo dire si sono adoperati al massimo, anche perché si è visto che non è che ci siano tante soluzioni immediate sul territorio, però le nostre scuole sono disseminate tra la Gammarana, San Berardo, la Cona, il centro, gli alberghi e delle strutture alberghiere che hanno ricevuto i nostri studenti. Invece il convitto ha bisogno della sua verticalità. A quasi un mese dal sequestro della struttura sono state già diverse le manifestazioni organizzate dagli studenti che continuano a chiedere di poter tornare dentro la loro scuola. Sabato si è svolta l'ultima manifestazione, è andata bene, il messaggio che volevamo lanciare è stato lanciato, è arrivato e non ci fermeremo qui perché continueremo a farci sentire, non era l'ultimo giorno sabato e andremo avanti finché non riavremo la nostra scuola in sicurezza e nei tempi. Voi entrate alle ore 14 fino alla sera tardi, come si fa a fare i compiti? Soprattutto poi come si fanno a portare avanti le attività extrascolastiche? Fare i compiti forse è il minore dei problemi, diciamo che quasi abbiamo dovuto rinunciare alle nostre attività pomeridiane, a uscire magari talvolta con gli amici, a frequentare persone e soprattutto a rinunciare alla vita sociale, al contatto di cui noi adolescenti abbiamo bisogno.